Bartok è stato un punto di riferimento da sempre nei miei ascolti musicali, ma in particolar modo la sonata numero uno per me costituiva un banco di prova artistico, musicale e culturale, e registrarla qui insieme al maestro Canino, che la conosce bene, per me è veramente una soddisfazione, un arricchimento e una fatica che però viene ricompensata dalla soddisfazione che ci sarà quando avrò questo CD. Abbiamo con Matteo Cossu presentato due aspetti molto differenti tra di loro dell'opera di Bartok. La sonata, che è uno dei pezzi più impervi della letteratura per violino e pianoforte, è un pezzo molto, se vogliamo, sperimentale e molto espressionistico, mentre le due rapsodie tengono un po' fede al loro titolo e sono più legate, soprattutto la prima, al folklore balcanico.